Rivarolese, neocapolista del campionato di eccellenza, affronta la non facile trasferta di Ventimiglia contro una compagine sempre ostica per chiunque, per di più assetata di punti. I ragazzi di Fresa vogliono i tre punti, lo dimostra la loro partenza. Nei primi minuti si gioca solo nella metà campo del Ventimiglia, al secondo Scognamiglio vola per spingere una girata di testa di Napello sul proseguo dell'azione. Mura da buona posizione calcia alto, ma gli avversari gli rimproverano di non essersi fermato malgrado un giocatore fosse rimasto a terra. La gara entra subito nel vivo e si capisce che l'arbitro Cendamo di Sesto San Giovanni avrà il suo bel da fare. Alla prima sortita il Ventimiglia passa in vantaggio, siamo al quinto minuto ed un cross dalla destra di San Martano viene deviato in rete da Pietro Daddi. I padroni di casa insistono e all'ottavo un cross di Daddi viene deviato di testa da Ala, ma la sfera si stampa clamorosamente sul palo. Un minuto dopo un cross di Mura viene bloccato a terra da Scognamiglio. Al dodicesimo è Alfonso Re ad avere la palla buona per il raddoppio, ma basso. Lo Mura in angolo per tutto il primo tempo. I padroni di casa sono determinati, giocano alla morte su ogni pallone. La capolista non riesce a rendersi pericolosa, fatta eccezione per qualche cross sul quale Scognamiglio e la difesa granata non riescono più di tanto. La musica cambia decisamente nella ripresa. Già dopo due minuti Daddi alla palla del raddoppio, ma il suo tiro a colpo sicuro viene respinto alla grande da basso. Allora nel giro di 4 minuti i ragazzi di Mister Fresia ribaltano il risultato. Al cinquantesimo, situazione d'angolo, Napello gira imparabilmente in rete da centro area uno dei gol tipici del difensore ex Ligorne. 3 minuti dopo l'arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di Ala, e allora al 54esimo Raime trasforma portando in avanti i suoi e completando la remontata del Ventimiglia. Accusa il colpo e nel giro di pochi minuti rimane addirittura 9 uomini per espulsione, entrambe per doppia munizione di Capitan Mamone e di Serra, che in pratica non lasciano Mister Soncin con un solo difensore di ruolo. A questo punto la Rivarolese cerca il gol del KO, ma le punte sprecano tanto. Al quarto d'ora Mura cerca la girata di testa, ma Scognamiglia bravo a respingere. 5 minuti più tardi lo stesso Mura non arriva in tempo per la deviazione su un cross dalla destra. Al 26esimo è Romei completamente solo a divorarsi la palla che chiuderebbe il match. Alla mezz'ora Mura lanciato in contropiede viene fermato da Allegro e Scognamiglio. Simpatico siparietto poco dopo la mezz'ora, quando dopo un contatto il portiere basso rimane a terra e sembra chiedere il cambio, ma questa volta i conti sono stati fatti bene e le 5 sostituzioni sono già esaurite. Il Ventimiglia ha speso molto, ha 2 uomini in meno, ma non molla malgrado tutto, cerca il gol del pari. E in un finale di gara nervoso, convulso e molto spezzettato, la Rivarolese deve faticare più del previsto per portare a casa 3 punti che gli consentono di allungare in classifica sulla Genova Calcio, bloccata finale, e sulla Cairese.